Ristoranti a Venezia, Osteria La Palanca alla Giudecca. Un omaggio al papà di un amico. Benvenuti in questo nuovo video in cui torniamo al format dei ristoranti a Venezia. Questa volta andremo all'isola della Giudecca, poco conosciuta ma non per questo meno importante. Ho fatto un video a riguardo che vi linko in alto a destra. L'occasione mi è stata data da un follower ormai amico, Luca Rinaldi, che mi raccontava che anni fa andava a mangiare a pranzo con il papà in questa osteria che amava e gli avrebbe fatto piacere rivivere quei momenti visto che il papà è purtroppo scomparso l'anno scorso. Mi ero subito preoccupato di trovare un posto, ma purtroppo faceva servizio solo a pranzo e per me era un gran problema perché non riuscivo con Mario e Celeste ad organizzarmi. Per fortuna sono riuscito ad organizzare con la mitica Nicoletta. Vi ricordate l'Hotel Barbarigo? Vi linko il video in alto a destra. E in una giornata fredda, piovosa e con l'acqua alta ci siamo andati. Quindi, preso il vaporetto alle Zattere per fare un'unica fermata alla Giudecca, ma ci si può arrivare o da San Marco o da Piazzale Roma con il vaporetto 4.2, ci siamo fatti una camminata alla ricerca di un posto per bere un immancabile aperitivo. Dopo aver fatto una passeggiata, aver visto in ordine varie osterie, vari negozi locali, cartelli un po' strani e posti che ricordavano il passato della Nicoletta che qualche anno fa frequentava la zona, abbiamo deciso di bere lo spritz direttamente all'osteria. Come dicevo, c'era anche l'acqua alta e più di tanto non potevamo spostarci. È incredibile che quando decido di andare a cena fuori ne succedono di tutti i colori: autobus che si incendiano, acqua alta, temporali e spesso sciopero dei vaporetti. L'osteria ha anche un bel plateatico, con i tavolini che danno come vista il canale della Giudecca, ma in questa occasione non era proprio il caso. Arrivati all'appuntamento abbiamo dato un'occhiata al menù che era esposto fuori. Cucina tipica veneziana, ma c'erano anche piatti di carne, antipasti come sardi saur, tartare di tonno, l'immancabile misto di pesce, per passare i primi, come pasta alle seppie nere, ravioli al branzino, pasta del giorno a base di pesce e un ottimo ragù di manzo. Secondi, come seppie con polenta, baccalà mantecato, piatto del giorno a base di pesce o scelta di carne come entrecotta alla piastra o spezzatino di manzo. Piatti semplici con costi modici. Sapevo comunque che il posto è molto frequentato dai lavoratori locali. Siamo quindi entrati nel locale con il bancone a sinistra, con la scelta di cicchetti o tramezzini, la lavagna nera scura con il prezzo dei vini, un classicone. In attesa del tavolo ci siamo bevuti il tanto sospirato aperitivo. Spritz al bitter per me e cinar per la signora. Il posto era composto di due stanze, la prima all'entrata e la seconda più tranquilla, quella dove ci hanno sistemati. Intanto osservavo come al solito vari quadri e curiosità sulle pareti. Una volta seduti ci hanno portato il pane e dopo mezzo vino di bianco, visto che si avrebbe dovuto mangiare pesce, ho cercato il menù che non c'era. Avrei dovuto registrare tutto quello che mi diceva, penso, il padrone e così ho fatto. Allora, oggi abbiamo antipasto di pesce comprende baccalà mantecato, pesce spada crudo con dei pezzetti d'arancio, sardine saur, alici marinate al peperoni e tartare di tonno. Prima del giorno, vongole, veraci, bellissime. Oppure mazzancolle, zucchine, fiori di zucca e basilico. Ora viola al branzino, pasta seppie nere, questo è tutto di oggi. Di seconda abbiamo un filetto di orata grigliata con una crema di mandorle, della rucola e della mela verde. Oppure delle capesante grigliate su una crema di zucca e della liquirizia. O un filetto di tonno, aceto balsamico, se mi serve, o seppie nere con polenta. Tutto oggi. Ci abbiamo messo pochi secondi per scegliere e vi lascio le immagini dei piatti. L'oste però non ci aveva detto tutto e come vedrete abbiamo preso anche altri piatti che abbiamo visto girare e che non erano stati citati dal buon uomo. Ci nascondeva forse il menù dell'operaio? Antipasto. E quello che vedete, insomma, non c'ho voglia di dirvelo. Queste sono le capesante. Capesante No, ho con preso solo un primo, dai. liquirizia E crema di zucca. crema di zucca. Ero a casa e il pomeriggio mi sono trovato quel mio amico. La zina è più magra, la rata è più.
orata. Orata. E ravioli con? Te lo ricordi? Sì. Vediamo qua il ragazzo adesso. Scusa, non ci ricordiamo più cosa sono queste cose. Sono i ravioli e il branzino? Ecco, okay. Il branzino era qua. E l'orata. Avevo ragione io. Avevo ragione. Orata e ravioli. Potevano fare il bagno. Finiti i quattro piatti precedenti, avevamo più fame di prima, per cui visto che continuavamo a veder girare altri piatti, abbiamo voluto assaggiarli. Due primi da dividere. Siamo un po' schifo, però ne vale la pena. Non sei un po' più felice? Sì, un pizzico più angry felice. Spaghetti. Sì, melanzane e pesto o assaggiato? Ma è stato divertente. Melanzane e pesto e un'arrabbiata detta da alcuni molto piccante. Da chi sarà detta? No. Per finire, un dolcetto in due per non farci mancare niente: torta di cioccolato e mandorle. Mandorle? Cioccolato e mandorle. Lei è solo per lei, io non l'avrei mai mangiata. Io non mangio dolci. Tavolo 11. In conclusione abbiamo mangiato bene, con il pesce non eravamo sazi e con i due primi finali abbiamo esagerato. E forse potevamo risparmiarceli, abbiamo speso 118 euro in due, circa 60 a testa, non proprio economico. Forse un po' sopra la media, anche se non siamo in centro città. Ma sono comunque sereno perché spero di aver dato al caro Luca un bel ricordo di quando veniva con suo papà. Noi comunque ci sentiamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!